Ci sono libri che mi risulta veramente difficile spiegare. Mi sono piaciuti, non mi sono piaciuti, che cosa sono, no? Ci sono anche quei libri che mi lasciano veramente perplesso e mi fanno dire perché è stato fatto, ma allo stesso tempo c'è un qualcosa che trovo attraente. Ecco, e che non riesco a scacciare perché comunque c'è quel qualcosa che mi fa dire ha senso che ci sia, però non capisco perché ci sia. E quindi c'è questo conflitto interiore che a volte prende piede laddove non te lo aspetti. E per questo video lo sto facendo principalmente perché me lo state chiedendo in tantissimi, su un libro che io mi sono procurato perché me lo stavate chiedendo in tanti e per i quali nutrivo delle perplessità. Già da principio, perché stiamo parlando di un libro di un influencer che aveva già fatto un libro. Il primo libro mi aveva, diciamo, mi era piaciuto come gadget da youtuber e ne avevo anche parlato bene per il prodotto che era, perché era proprio espressione di quello youtuber, ma era veramente necessario fare un secondo libro? Insomma, le perplessità erano tante in generale. E ora cerco di organizzare i pensieri perché non sarà un video dove riesco a tenere sotto controllo le mie impressioni, diciamo. Il libro in questione è Il Luismo di Luis Sal. Luis Sal, uno degli influencer italiani più amati, più strambi che abbiamo in Italia, a me piace molto come influencer, nel senso che l'ho sempre trovato unico nel suo genere. Bizzarro nel senso positivo del termine, ma capace anche veramente di contenuti molto interessanti. E anche quando appunto sono nonsense grottesco, ecco. E ripeto, a me il primo libro di Luis Sal. Io mi chiamo Luis, si chiamava, credo. L'avevo trovato simpatico, comunque un prodotto editoriale che era solo per i fan di Luis, non è assolutamente da valutare come un libro, ma neanche come un'autobiografia da youtuber, perché è una cosa che stava a parte, un po' estetic, però in un modo un po' grottesco, ecco, anche in quel caso. Che me l'aveva reso appunto affascinante, no? E quindi alla fine, dopo averlo letto ormai diversi anni fa, avevo detto come prodotto da youtuber funziona, no? Nel suo genere. Però appunto, ripeto, quando è stato annunciato il Luismo, ho detto ma veramente ha senso fare un nuovo libro su Luis? In realtà lui stesso ci dice, questo non è un libro che parla di me. È un libro che parla di voi, quindi dovrebbe in un certo senso rivolgersi direttamente più o meno alla persona che legge il libro per istruirlo, diciamo, a il luismo, che possiamo identificare come un pensiero filosofico non sempre attuabile, in realtà, che dovrebbe essere motivazionale per dare una nuova luce sul pensiero appunto luista, e ovviamente il primo luista in assoluto è Luis, ok? Quindi ad esempio c'è la cura per il corpo, l'amore per la mamma, il vivere alla giornata al 100%, però raccontato un po' come se fosse un manuale di self-help, come quelli che tutti uguali affondano le librerie di oggi e tutti super. Avete presente quei libri motivazionali scritti da persone arrivate che però sono tutti uguali, intercambiabili tra loro con le stesse frasi, tipo credici puoi, I did it, tipo quei libri scritti da persone che si fanno fotografare col jet privato, al macchinone, al jazz cavalli, un po' coatti, però lo fanno un po' per come guru motivazionali, ecco. Diciamo che per quanto non c'entri nulla questo libro, come approccio mi ha divertito in realtà perché vuole essere quasi, non so se nell'intento di Luis era questo, ma una destrutturazione del libro self-help motivazionale.
appositamente sopra le righe e per questo spiazzante. Ora, molti ritengono questo libro uno spreco di carta. Lo è, nel senso che secondo me è un libro inutile, nel senso pratico del termine. Sono 80 pagine scarse, si leggono in 3 secondi, si dimenticano anche facilmente, però c'è questo taglio che lo rende... C'è questa ambiguità un po' tra il grottesco e il serissimo, perché sembra che si prenda molto seriamente, che lo rende affascinante, sopra le righe. Quindi sì, è uno spreco di carta, perché non saprei neanche chi lo comprerebbe un libro del genere. È anche questo un gadget per soli fan di Lewis, ma allo stesso tempo, per quanto sia un mero gadget, riesce in un certo senso a stanziarsi un pochino sopra da altri libri gadget degli youtuber, perché ha questo approccio unico nell'affrontare appunto il tipo di libro motivazionale, self-help, un po' così alla buona, no? E lo fa appunto presentando il Lewista. Allora, se c'è una cosa che io ho amato tantissimo è l'approccio grafico. Io amo appositamente brutto, che rimanda un po' tipo alle slide le slide tipo di PowerPoint nelle aziende di economia, per dire, non lo so, appositamente brutta, tipo dei PowerPoint sembrano, un po' anni 90, però affrontati con gusto estetico. A me questa cosa è piaciuta molto, l'ho trovato quasi un approccio, che, come dire, un po' da performance art, ecco, con appunto queste immagini di Luis a testa in giù, che fa cose, vive la giornata, un po' così, sempre in bilico tra la serietà e il what the fuck, tipo lui si è incravattato come se fosse un imprenditore, c'è una foto di lui che regge due petti di pollo così, mentre ti dà delle massime di vita luiste, e il lettore, se non è pienamente nel mood di Luis, rimane un attimo e lotta proprio tra quello che non comprende e il ma che sto leggendo. Quindi alla fine, più andavo avanti in questo mondo pseudo-motivazionale, ma pseudo-motivazionale sul cogliere la vita secondo un luista, ero lì che pensavo, ma questo è più un libro what the fuck che un libro trash, è un libro che non riesco a incasellare, e da un lato vi giuro, potrebbe allo stesso tempo essere raffazzonato, scritto in 3 secondi, e dall'altro lato essere pensato da mesi. È veramente difficile dare una direzione a un libro del genere. Da un lato, ripeto, ne apprezzo lo spirito iconoclasta, dall'altro mi chiedo chi lo comprerebbe. È un po' difficile questo approccio per me. È un libro di cui fatico, cioè io mi immagino banalmente alla riunione editoriale per presentare il libro. Voglio fare questo libro, e cercano di spiegare un po' il progetto in questione. Nella casa editrice mi chiedo, ma cosa si sono detti? Ripeto, lo ritengo da una parte un mero gadget e dall'altra affascinante, perché a livello di contenuti testuali, proprio la ciccia della questione, quando vi dico che è uno spreco di carta, intendo che è inutile, perché molte delle cose che dice erano anche nel primo libro, quasi tutto, cioè la filosofia di Lewis era anche in quell'altro libro. Qua viene riproposta con dei toni differenti per sembrare appunto una parodia involontaria dei libri motivazionali, però con questo spirito che io trovo affascinante in un certo senso. Quindi sono veramente confuso. Avrei voluto fare una recensione trash, avrei voluto fare una recensione in cui invece sorprendendomi ve l'avrei consigliato, ma non capisco da che parte prenderlo. E forse proprio per questo è riuscito, e forse in realtà proprio per questo non vi direi perché comprarlo, adesso non lo so.
Vabbè, questa è una recensione abbastanza confusa, me ne rendo conto, ma allo stesso tempo sono io stesso confuso di fronte a questo libro. Non ci spenderei soldi, ma allo stesso tempo direi c'è qualcosa che lo rende... che, cioè, è un libro trash con personalità, con una personalità tale da renderlo what the fuck. Ecco, questa è la mia opinione. E non ci avete capito un H, ma va bene così perché non ci ho capito un H neanch'io. E detto ciò, questa è la mia opinione su Il Luismo di Luis Sal. Fatemi sapere che ne pensate. Innanzitutto, vabbè, comunque, obiettivamente, 80 pagine con grande presenza di pagine bianche al costo di 14 euro. Oh, ecco, non mi sembra un investimento da fare. Questo proprio a livello pratico, intendo. Però, vabbè, avete capito, è bello ma non ci vivrei. Ok, detto ciò io vi aspetto un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao, fatemi sapere che ne pensate voi, siete riusciti a dare una dimensione a questo libro, cosa ne pensate? Io continuo a trovarci qualcosa di affascinante, però allo stesso tempo dico no, non è possibile che sia uscito davvero un libro del genere, non è possibile che qualcuno lo compri. Boh, non saprei cosa dire. Vabbè, sto tergiversando dopo. Troppo. Ciao, ciao.